Va bene? Sì, 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 sì. Allora, ieri sera molti di voi avranno visto la puntata di Servizio Pubblico dove c'era Maurizio Landini e c'era Gianni Cuperlo. Cito questi due nomi perché rappresentavano entrambi visioni di sinistra. Io notavo, ma non è la prima volta, che mentre le argomentazioni di Cuperlo, in gran parte condivisibili, poi devo dire anche dette con una certa sincerità, non suscitavano nel pubblico grandi applausi. Quando parlava Maurizio Landini, il pubblico si sentiva coinvolto. Allora, qual era il problema? Il problema è che Cuperlo non era credibile? No, è credibile. Il problema è che Cuperlo viene, purtroppo per lui e per tanti come lui che sono, hanno delle cose da dire, viene individuato come un politico. Cuperlo rappresenta, nella parte probabilmente migliore, la politica. E che cos'è oggi la politica in Italia? La politica in Italia sono frasi vuote e parole al vento. Sarà qualunquismo mediatico quello che sto dicendo, ma io credo che sia così. Quando noi sentiamo parlare qualunque politico, e mi dispiace dare questa definizione generica, indefinita, ma in questo momento non mi viene una precisazione migliore, si ha la sensazione che stiano dicendo delle cose a cui forse credono, ma che sono irrealizzabili e che soprattutto non sono il frutto dell'esperienza personale. Perché? Perché la politica, lo sappiamo, si è allontanata dai problemi, si è allontanata dalla gente, si è allontanata dalle vicende dei cittadini e vive in questa specie di empirio lontano da tutto, dove si producono, si fabbricano parole, si fabbricano promesse. Io devo dire che ieri sera Cuperlo ha avuto la bravura di non fare promesse, ma noi di promesse in questo momento, e soprattutto a sinistra, visto che c'è la competizione per il Partito Democratico, ne sentiamo tante. Io sento dire delle cose che mi lasciano, come cittadino, non parlo come giornalista, con gli occhi sbarrati. Ma sì, ma si possono fare, certamente, si possono trovare i soldi per costruire nuove scuole, per costruire asili, per dare reddito di cittadinanza, per finanziare di nuovo la crescita. Come? Vabbè, niente, il bilancio dello Stato sono 800 miliardi, basta togliere a questi 800 miliardi, scremarli un po' e trovarne 10, 20 miliardi, si trovano. Ma come si trovano? Come se non sapessimo che cosa è diventato anche l'azione di governi, al di là dell'incapacità di quelli che in alcuni casi ci governano male, è una gara ad ostacoli. I problemi non si risolvono perché trovare l'altro giorno 900 milioni, noi abbiamo sentito in tutti i telegiornali che il governo era alla ricerca di 900 milioni, perché mancano 900 milioni, cioè mancano gli spiccioli. Ecco, quindi c'è questa sensazione quando si sente la politica di qualcosa a cui credere o non credere, chissà, forse. Maurizio, quando parla, racconta qualcosa che ha vissuto e il pubblico lo sente. Cioè, sente che anche questa sua veemenza, lui, posso dirlo, Maurizio, dà la sensazione di essere quasi sempre incazzato, però in maniera anche simpatica, non è cupo. Perché è anche la copertina del libro, guardate, la copertina di uno che si sta arrabbiando. Ma si sta arrabbiando perché vive, e io posso, non è che ci conosciamo moltissimo, anche se lui è spesso ospite delle feste del fatto, e
abbiamo partecipato insieme a tanti commenti, ma ho la sensazione che quando lui parla, proprio e sente magari delle obiezioni che non condivida, si arrabbi piuttosto, e questa cosa viene percepita. Allora, prima Stefano Rodotà parlava di dati di realtà, i dati di realtà, la realtà, sembra l'ABC, no, di chi fa politica, invece ormai i dati di realtà sono così opinabili. I dati di realtà sono, nel caso di un sindacalista, le lotte. Questa parola che sembra uscita da un vocabolario ottocentesco, Stefano ricordava come si stia cercando di tornare da parte di alcuni rapidamente indietro nella difesa dei diritti, prima addirittura della rivoluzione industriale. Ecco, la parola lotta è qualcosa, non è una parola vuota, è qualcosa che, lo leggiamo in questo libro, si è calata nella realtà, almeno in due occasioni. Ricordava prima Stefano Rodotà la Fiat, il tentativo di Marchionne di cambiare completamente, no? di modificare completamente il rapporto tra le parti sociali in fabbrica, e questo è stato certamente un momento quasi epico della lotta sindacale. Perché? Perché vi siete messi contro l'uomo in quel momento più potente, non solo d'Italia, ma forse uno degli uomini più potenti del mondo. Attenzione, Marchionne non è il classico padrone delle ferriere. Marchionne era l'uomo che era stato ricevuto alla Casa Bianca da Obama ed elogiato pubblicamente di fronte al mondo perché aveva salvato la Chrysler. E quindi, quando Marchionne arriva in Italia, questo suo pendolarismo, ormai non so, forse in Italia non ci viene neanche più, non se ne sente più parlare, credo che ormai viva stabilmente o a Detroit o negli Stati Uniti o in Svizzera, dove ha la residenza, perché ovviamente per assurdo ha un problema col sindacato americano adesso il fondo che... ecco, ma in quel momento mettersi contro Marchionne era mettersi contro l'uomo che avrebbe riportato questo paese alla prosperità del passato. Io adesso non voglio infierire, anche se il mio giornale infierisce, va bene, ma insomma la rassegna stampa di quello che dicevano ogni volta che Marchionne apriva bocca, i nostri leader politici, non soltanto quelli di destra ma soprattutto quelli di sinistra, è imbarazzante. Ogni volta che Marchionne apriva bocca, bene ha detto, ma sono due personaggi che vengono sempre accolti con "come bene ha detto", e sono, erano, adesso un po' di Marchionne e Napolitano. Il Papa di meno, perché adesso che Papa Francesco, diciamo, fa delle cose che non vengono molto approvate dalla classe dirigente, sento poco dire "come bene ha detto il Papa". Ma in quel momento Marchionne, guai a chi contrastava Marchionne, e Marchionne, se giustamente, da uomo di potere vero, da padrone con la P maiuscola, ha approfittato e, come ricordava Stefano Rodotà, un bel giorno dice quello che è l'apertura, l'incipit del capitolo del libro di Maurizio Landini, Forza Lavoro, Libertà e Partecipazione, cominciamo con queste parole: o approvate con un voto le nostre condizioni, o per voi non ci sarà più alcun posto di lavoro. Se c'è un momento e un luogo in cui il senso della democrazia viene rovesciato nel suo contrario, è Pomigliano d'Arco nell'estate del 2010, per poi ripetersi qualche mese dopo a Mirafiori, quando Sergio Marchionne e la Fiat hanno chiamato i lavoratori a votare il loro programma aziendale, hanno trasformato in un ricatto quella che dovrebbe essere uno strumento di partecipazione democratica. Non ripeterò il racconto forte, crudo, che ha fatto Stefano Rodotà di quei giorni. Tu hai ricordato quei due dilemmi, quei due tormenti: che faccio se non voto? Vengo licenziato
oppure se tutto vengo schedato, e mio figlio non potrà laurearsi, se voto sì, la mia dignità, l'altra parte, dove finisce la mia dignità? Perché devo cedere al ricatto? E guardate che la parola ricatto è una parola forte, una parola dura, spesso usata a sproposito, è una parola che torna, e lo vedremo fra poco, molto in quello che è successo in questo paese negli ultimi anni. Bene, la FIOM si mette contro Marchionne e andiamo all'ultimo capitolo per vedere chi ha vinto, almeno sul piano del rispetto della legge. Il capitolo è l'ultimo, democrazia costituente, e comincia con queste parole. La scorsa estate è stata molto indicativa del collasso democratico in corso e dell'impotenza politica di fronte agli abusi imposti dai potenti alla vita pubblica italiana. Il 3 luglio la Corte Costituzionale ha giudicato illegittima l'esclusione della FIOM dagli stabilimenti Fiat perché la libertà sindacale è sancita dalla Carta e la legittimità a rappresentare i lavoratori non la decreta l'azienda né deriva dal sottoscrivere le intese sindacali. Prima enorme sconfitta di Marchionne, la Corte Costituzionale. Il 31 luglio la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Fiat Sada di Melfi e confermato la illegittimità e antisindacalità dei licenziamenti del luglio 2010 dei tre lavoratori iscritti alla FIOM, confermando nell'ordine di reintegro sul posto di lavoro. Poi Maurizio aggiunge una terza sentenza di quest'estate. Il 1 agosto la Cassazione ha confermato la condanna per evasione fiscale di Silvio Berlusconi, dichiarandolo nei fatti incompatibile con la rappresentanza politica. Nel giro di un mese, su due vicende diverse, la magistratura ha posto di fronte ai valori e alle regole della Costituzione due poteri che si concepiscono come illimitati. Ricordiamo questa frase: due poteri che si concepiscono come illimitati, che sono stati sconfitti. Dunque è possibile vincere ancora, è possibile che i diritti e che la Costituzione possa ancora vincere in questo paese. E questo è un elemento molto forte nel momento in cui noi sentiamo, io come direttore di un giornale, ma penso Stefano, Maurizio più che mai, sentiamo avanzare un pericolo tra i cittadini, quello della rassegnazione. La rassegnazione, ma come andremo a finire? Io sono le domande che sento di più. Come andremo a finire? Ma c'è speranza? E poi la terza è: ci libereremo mai di questi qua? E c'è un gesto indistinto ovviamente che individua quelli di cui parlavamo prima. Ecco, si può vincere. Ancora in questo paese è possibile affermare dei principi, dei valori forti, e non sono parole vuote, sono fatti reali. L'altro, parlavo prima del ricatto, l'altra questione fondamentale, no? L'altro snodo è avvenuto sulla questione dell'Ilva, a cui Maurizio dedica un lungo capitolo, molto interessante, anche perché è il racconto in prima persona di una vicenda che ha messo anche qui l'un contro l'altro due valori fondamentali: il lavoro e la salute. È incredibile come in questo paese si è riuscito a creare un cortocircuito tra due principi che dovrebbero essere sacrosanti. Ma in quale paese del mondo, se difendi la salute devi rinunciare al lavoro, e se vuoi il lavoro devi rinunciare alla salute? Ma è qualcosa, adesso mi sto arrabbiando pure io perché la è qualcosa di contagioso ed inconcepibile. Eppure siamo entrati tutti nella logica del resto. Sì, è vero, l'Ilva avvelena da una vita, da 20 anni, da 30 anni, è vero, i tumori sono aumentati in misura esponenziale. Io devo dire che uno dei pezzi più strazianti che abbiamo pubblicato, l'ha pubblicato prima qui, Sandra Murri, eccola. Sandra Murri, da Taranto, quando sei andata, Sandra, sei andata nel reparto ematologia dell'ospedale
E ha raccontato, mentre i signori Riva, quelli signori Riva stavano in Italia e ovviamente muovevano le loro pedine e ovviamente protestavano e addirittura aizzavano quella parte di povere persone, le quali erano disperate, cioè, perché il ricatto era quello. Sì, andate a seguire quello che le sentenze della magistratura, noi chiudiamo, ce ne andiamo e voi andate a spasso, perché era questo in parole povere, no? Oltre ad aver, diciamolo anche, unto tante ruote, ma comunque il ricatto era quello. E Sandra raccontava della disperazione delle famiglie, delle persone che erano ricoverate lì, anche bambini, soprattutto bambini, che avevano vissuto in questa specie di incubo. Allora in quei giorni un altro bravo giornalista del Fatto Quotidiano, Giorgio Meletti, intervista il ministro dell'ambiente Clini, no? Questo Clini che si sapeva, io non riuscivo mai a capire da che parte stava, è uno di quelli che non sai mai dove sta. Lei è ministro dell'ambiente, sì, però lavoro, però l'ILVA, ma se sei ministro dell'ambiente fai il ministro dell'ambiente, no? Non fare il ministro che deve, però dobbiamo farci carico, non ti fare carico, fai il ministro dell'ambiente. Allora Meletti, che è un cagnaccio, comincia intanto a sentire tutte queste teorizzazioni, perché noi faremo, diremo, ci impegniamo. Allora, alla fine Giorgio ha un'illuminazione geniale, gli dice: scusi, ministro Clini, ma lei è nonno, mi sembra. Sì, sì, ho dei nipotini. E Giorgio gli fa: ma quanti anni ha il suo nipotino più piccolo? Va, c'ha 5 anni. Ma lei lo farebbe vivere a Taranto, nel quartiere dei Tamburi, la al suo scuola, figlio? La scuola sotto i camini ai Tamburi. Sì, adesso so. Scusa. La farebbe vivere lì? Farebbe vivere il suo nipote? E lui dice: no, non lo farei vivere. In un momento di sincerità il ministro Clini dice che lui, perché non deve vivere giustamente in questo incubo, il nipote del ministro Clini, devono viverci i nipoti e i figli delle persone che vivono in quel quartiere. Quale motivo al mondo? Allora, non la voglio fare tanto lunga, voi sapete, perché diciamoci tutto, che noi la settimana fa abbiamo avuto una polemica durissima con il presidente della regione Puglia, Michi Vendolo. Perché? Perché i nostri giornalisti avevano avuto l'audio di una telefonata che certamente io penso Vendola non avrebbe mai voluto fare, ma l'ha fatta, è uscita. Era un dialogo non edificante con questo Archinà, che è una specie di personaggio, uomo di mano dei Riva. Ecco, io vorrei però raccontarvi un piccolo episodio che precede la pubblicazione di quell'audio. Noi abbiamo cercato tutto il giorno prima di Vendola, perché io stima di Vendola. Adesso forse, dopo quello che è successo e le cose che ha detto al nostro lavoro, c'è qualcosa che si mi turba un po', ma avendo stima anche, penso, delle cose, dell'impegno che ha avuto come presidente della regione, volevamo dargli la possibilità di uscire con la intercettazione e con una sua intervista. Lui questa nostra richiesta non ha voluto rispondere, ha fatto male, quindi noi non vogliamo mettere tutti nello stesso sacco, non vogliamo dire che tutti hanno le stesse colpe. Certamente, col senno di poi, anche la politica, anche la buona politica, poteva fare di più. Il sindacato è stato lì, è stato in quei giorni drammatici. Maurizio era lì, anche perché era difficile, poi ce lo racconterà lui, vorrei anche proprio che ci è nel libro, ma forse sentirlo dalla sua voce è ancora meglio, sentire in quale tenaglia si trovava il leader di un sindacato in questo, no, ricatto salute lavoro. Bene,
alla fine qualcosa è successo, alla fine forse queste opere di bonifica avranno un loro compimento, sono stati sequestrati 7 miliardi in un paradiso fiscale ai Riva, insomma, grazie alla magistratura, e mi è fatto molto piacere leggere sulle colonne del mio giornale un'intervista del Salvatore Cannavò a Maurizio, in cui Maurizio diceva io sto con la magistratura, seguiamo questa strada perché è l'unica strada che ci può portare a una soluzione del problema, e io spero che tra qualche tempo anche il problema dell'IVA venga risolto, e venga risolto anche questo ricatto inaccettabile, che si possa far convivere la salute con il lavoro. Allora, e veramente finisco, io penso questo, penso che la FIOM, che fino a qualche anno fa era una sigla sindacale, no? Era una sigla sindacale, era certamente una sigla gloriosa che ricordava delle battaglie epiche, non aveva però questa caratteristica di movimento che inglobava in sé non soltanto le questioni legate alla fabbrica, ma questioni più larghe. Grazie a Maurizio, oggi la FIOM è vista come il simbolo di tante battaglie, perché non esiste soltanto la battaglia del lavoro, e non può essere disgiunta dalla battaglia della salute, e non può essere separata dalla battaglia dei principi costituzionali. Maurizio era insieme a Stefano Rodotà sul palco di Piazza del Popolo soltanto pochi giorni fa. Insomma, io credo che l'intuizione di fare un sindacato importante, qualcosa che rappresenti in un momento di smarrimento rispetto alla politica e anche alle istituzioni un riferimento, sia stata una cosa molto positiva. E devo dire che l'unica cosa che io auguro a Landini, ma lui ci ha già preceduti, è di far modo che la FIOM resti quello che è, e l'azione che conduce nei vari settori resti quello che è, evitando la tentazione che lui ben racconta in una pagina del libro, che poi è anche riassunta nella quarta di copertina, quando qualcuno ogni tanto gli chiede: ma perché non ti candidi? Allora, io penso che, diciamo così, a chi periodicamente mi chiede perché non mi impegni di più in politica, o più prosaicamente perché non ti candidi, rispondo che la FIOM è già in campo da anni, e grazie alle lotte dei metalmeccanici siamo diventati un punto di riferimento anche fuori dal mondo del lavoro. Ecco, per carità, non voglio condizionare delle scelte che certamente potranno esserci in futuro, ma non credo che oggi la figura di Maurizio Landini e anche la FIOM acquisterebbe più forza se Maurizio Landini si candidasse, se la FIOM diventasse una sorta di partito. Restatene fuori, perché è importante il ruolo che state realizzando. Infine, una parola sulla Costituzione e la difesa della Costituzione. Dicevo prima che ci siamo ritrovati su un palco per difendere la Costituzione, che nel silenzio generale sta per essere, possiamo dirlo, manomessa, perché mi ricordava poco fa, prima dell'inizio di questo incontro, Stefano Rodotà, che il 28 novembre la Camera dovrebbe dare il via libera a questa terribile alla modifica dell'articolo 138, che è il sistema con cui la Costituzione prevede che si cambi la Costituzione stessa, ed è praticamente la modifica prevede una sorta di scorciatoia, in modo da dare a questi nuovi padri costituenti la possibilità di fare le loro riforme in 448. Io credo che questo sia un altro momento importante per dimostrare che possiamo vincere anche su questo terreno, forse non subito, forse
sarà una battaglia lunga, ma una battaglia che vale la pena di combattere. Infine, vorrei dire che oggi c'è un grande spazio nel sindacato, nella politica, nelle istituzioni, nei movimenti e anche nei giornali per tutti coloro che non stanno al gioco. Ecco, non so se Stefano e Maurizio si riconoscono in questa definizione. Noi certamente, e Maurizio Landini l'ha dimostrato in questo libro, non stiamo al gioco. Grazie.